Sì, partita difficile, dai, diciamola così. Abbiamo cercato di prepararla bene in settimana, ci siamo riusciti, abbiamo espresso un buon calcio per buona parte del primo tempo, poi un po' di problemini nella parte finale e poi credo che il secondo tempo sia stato alla pari perché comunque l'Empoli ha espresso un buon calcio, anche noi siamo stati bravi a fare tutto quello che avevamo provato in settimana e soprattutto sono stati bravissimi a ripartire. Un po' poco lucidi verso la parte finale, però che vogliamo. Matteo non possiamo chiedergli di fare 42 partite al 100%, sarebbe troppo chiederlo, quindi tutto quello dove non riesce ad arrivare lui dobbiamo pensarci noi. Però penso che abbiamo corso tanto quest'oggi e ripartire con lucidità contro una buona squadra come l'Empoli non era semplice. Noi guardiamo sempre giù, una volta raggiunta la quota salvezza che per noi ancora è da stabilire quanti punti sono, solo allora possiamo divertirci, possiamo ambire a qualcos'altro, ma fino ad allora guai a perdere di vista il nostro obiettivo. Intanto un risultato positivo è sempre un risultato importante, visto che dobbiamo arrivare prima di tutto a 50 punti, lo stiamo facendo, penso che sono 11 risultati consecutivi se non sbaglio, e questa è la cosa più importante. Poi sono 2 settimane che non prendiamo gol e questa è un'altra cosa importante e quindi penso che tutto sommato è una giornata positiva, anche perché c'erano molti scontri diretti lassù e penso noi abbiamo fatto il nostro e quindi la strada è ancora lunga, abbiamo tanti punti da fare e oggi è una buona partita. Ma io ho sempre detto che poi il Palermo alla fine sarebbe stato lassù perché ho detto che conosco il mister, è un grande allenatore, è una grande squadra, però deve venire a giocare qui da noi e quindi può darsi che poi qualche punto lo perde. Quindi noi facciamo il nostro, poi ci rivediamo e ci facciamo questo bel derby sano, di grande competizione e di grande affetto. Il nostro obiettivo è arrivare a 50 punti, prima possibile. Prima li facciamo, prima si comincia a sognare qualcos'altro. Abbiamo, non so quanti punti ci mancano, non faccio neanche il calcolo, 13 punti, bisogna farli prima possibile, sono alla nostra portata e se noi ci mettiamo in testa che questo obiettivo è il primo nostro obiettivo importante, ci arriviamo con molta tranquillità. E poi da lì si percorre una strada diversa. Le ringrazio, io ho sempre detto che comunque non ho niente, non ho mai avuto niente con i tifosi, io ho avuto solo un dispiacere perché sono stati solo una decina di tifosi che si sono comportati secondo me male in quella circostanza non capendo quello che avevo fatto io. E ho detto che l'argomento era chiuso, era finito là. Io ho sempre detto che qui sto bene, sono venuto a tutti i costi, come ho detto quest'estate, perché avevo altre squadre, ma ho scelto io di venire qua perché. So che qui c'è l'entusiasmo, è una piazza giusta per fare bene e lo stiamo dimostrando. Penso sia stata una bella partita, giocata da tutte e due le formazioni a viso aperto. Negli ultimi 20 minuti penso che ci siano stati, non so, 6-7 tiri in porta da ambe due le parti, dunque a dimostrazione che nessuno ha giocato per il pareggio e abbiamo cercato sia noi che loro di vincere fino alla fine. È andata così, però penso che con questa testa e con questo cuore possiamo andare lontano. Che Empoli hai visto e che differenza c'è tra queste due squadre secondo te? L'Empoli è una squadra molto forte, che si conoscono da tempo e hanno davanti qualità importanti. E noi penso siamo riusciti a arginarli nel migliore dei modi, cercando di ripartirli appena possibile. E penso che siano stati pericolosi, alla fine il risultato ci può stare. Un occhio alla regina. Ora dalla prossima settimana inizieremo a pensare alla regina, sicuramente sarà un ambiente caldo, una partita difficile come questa perché giocare contro squadre che devono raggiungere la salvezza non è mai facile.